Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno, buon sabato, buon weekend a tutti quanti voi. È una giornata piena per cartomanti europei. Innanzitutto perché questo pomeriggio Azus aprirà la linea telefonica, di questo parleremo meglio dopo. Parleremo meglio dopo anche del fatto che già in questo momento siamo presenti alla Mostra d'Oltremare a Napoli nel corso del Festival dell'Oriente, dove c'è ovviamente anche uno stand per quanto riguarda cartomanti europei. Ne parliamo meglio dopo, come abbiamo detto. Adesso iniziamo il nostro appuntamento Le Stelle di Azus, appunto dedicato alle stelle, dedicato all'oroscopo di questo sabato 24 settembre 2016, insieme al nostro astrologo di riferimento, appunto il nostro amico Azus. Buongiorno Azus, buon sabato anche a te. E dai, parliamo di questo secondo giorno, terzo giorno di autunno. Beh, dobbiamo dire che è una giornata che vede la luna transitare nel segno del Cancro, e quindi partendo dal primo segno dello zodiaco, ovvero l'Ariete, non è questa una giornata che vi vedrà particolarmente in forma, ecco, diciamolo subito. È un weekend che andrebbe trascorso tra gli affetti familiari, questo per voi. È importante ritrovare un equilibrio anche con le persone che vi vogliono bene, con le persone che vi amano. Le questioni che hanno a che fare con la casa e la famiglia saranno chiaramente in primo piano. Non vi sentite nemmeno troppo in forma da un punto di vista fisico a causa di questo sole che ha iniziato il suo transito nel segno della Bilancia, ma scusate, dobbiamo dire che è chiaro, con la luna nel segno del Cancro emergono anche un po' le contraddizioni di questo periodo, alcuni problemi sul lavoro che avete dovuto affrontare ultimamente, qualche piccolo screzio con il partner che non è stato ancora del tutto superato. Questo ha creato un po' di stress che sarà evidente proprio nel corso dell'intero fine settimana. Ecco perché dovrete dedicarvi soprattutto al riposo, e tra le persone che vi vogliono bene troverete anche maggiore accoglienza, maggiore sostegno, la possibilità anche di un confronto oppure di una confidenza, cosa di cui avete bisogno in questo momento. Andiamo al segno del Toro. Per voi amici del Toro è una bella luna questa che transita nel segno del Cancro. Ancora non vi fa sentire l'opposizione di Venere nello Scorpione, quindi anche i rapporti sentimentali in questa giornata avranno molto da darvi, perché saranno rapporti tutto sommato leggeri, divertenti, e che possono rendere lieta non solo questa giornata ma un po' l'intero weekend. Un weekend che andrebbe dedicato anche al divertimento, alle attività un po' più leggere. Staccate un po' la spina dal lavoro. Voi avete dato molto nell'ultimo periodo da un punto di vista professionale, adesso sarebbe il caso di recuperare le energie e di dedicarsi a qualche attività meno impegnativa. Andiamo al segno dei Gemelli, una luna che transita nel settore che ha a che fare con il lavoro, con i beni materiali. Questo è un periodo in cui voi dovete affrontare ancora tutti i problemi portati da Mercurio nel segno della Vergine, conti che non tornano, problematiche lavorative di difficile soluzione. Potete però contare sempre sulla fortuna, ma soprattutto su una rinnovata vitalità, su un rinnovato entusiasmo portato da questi pianeti nel segno della Bilancia, che alla fine vi fanno anche affrontare i problemi con maggiore sicurezza, e quindi le soluzioni, seppur difficili, possono arrivare. L'amore chiaramente risente di questa uscita di Venere dal segno della Bilancia. Marte in opposizione dal segno del Sagittario torna a farsi sentire prepotentemente, qualche piccolo problema nel rapporto di coppia è possibile. Andiamo al Cancro, luna in transito nel vostro segno, luna che vi rende più sicuri di voi stessi, sicuri dei vostri sentimenti. Vi sentite anche coccolati da questi transiti, insomma, che ci sono in questo periodo, con una Venere spettacolare nel segno dello Scorpione. Weekend da dedicare quasi completamente all'amore e al rapporto di coppia. Questa luna crea anche una forte attrazione, una grande passionalità, riprende vigore il rapporto anche da un punto di vista proprio dell'eros. Ecco, quindi se c'è stato qualche distacco, qualche momento di freddezza nelle ultime settimane, adesso potrà essere facilmente superato e voi potrete recuperare con il partner una maggiore intesa.
Bene, allora vi dicevamo, l'appuntamento di oggi pomeriggio, così come accade ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17, Azus che apre la linea telefonica per ricevere le vostre telefonate private in maniera non televisiva, quindi soltanto voi e lui, per richiedere ad Azus il vostro oroscopo personalizzato, quello che si chiama in gergo tema natale. La vostra data di nascita, luogo di nascita e possibilmente anche il vostro orario di nascita per ottenere proprio la vostra carta di identità astrologica. L'oroscopo che state seguendo adesso in televisione è rivolto ad una platea ampia, giusto, corretto, ma generico, mentre invece quello che Azus svolge al telefono per voi sarà l'oroscopo esclusivamente imperniato su voi stessi. Non perdete questa occasione, telefonate anche in questo momento per prenotarvi i numeri che vedete in sovraimpressione e appunto chiedete di parlare questo pomeriggio oppure sabato prossimo, perché questo è un appuntamento evidentemente ricorrente e ridondante, ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17. Dopo il Cancro arriva il Leone. Sì, arriva il Leone che vivrà un fine settimana tutto sommato positivo, intenso, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Ecco, questa intensità non è sempre positiva, in che senso? Che ci sono anche dei problemi che vanno comunque affrontati una volta per tutte con il partner. In effetti questa Venere in Scorpione mette in luce, pone in evidenza quelle che sono anche le contraddizioni di un rapporto che voi state vivendo e alla fine riuscirete a capire meglio se si tratta di un rapporto su cui puntare in maniera decisa e definitiva oppure se forse sarebbe meglio fare un passo indietro. Cercate di staccare anche un po' la spina dal lavoro nel corso di questo fine settimana, perché anche voi siete un po' stanchi ma avete soprattutto bisogno di divertirvi. Amici del Leone. Andiamo alla Vergine, con questa luna che parla di amicizie, che parla di rapporti sociali che diventano molto più vivi, molto più appaganti anche in questo periodo, grazie ad una Venere che vi rende abili comunicatori, ma soprattutto vi fa diventare simpatici, amabili, disponibili nei confronti anche dei problemi degli altri, perché ogni tanto qualcuno può anche accusarvi di essere un po' egoisti, di pensare un po' troppo ai vostri problemi, a coltivare il vostro orticello. Grazie a queste posizioni planetarie invece in questa giornata sarete anche ricercati e soprattutto apprezzati dalle persone che vi circondano. Andiamo al segno della Bilancia, una luna ancora difficile, transita in un settore del cielo che per voi ha a che fare con le aspettative, con le ambizioni, con la voglia di successo. Ecco, certo, Giove e Sole che transitano nel vostro segno possono portare delle grandi opportunità, delle grandi occasioni, però ancora in questa giornata voi non sarete in grado di sfruttarle a dovere. Pensate più che altro a quella che è la vostra vita affettiva, personale, alla vostra famiglia, ai vostri affetti. Quelli possono darvi una grande gioia in questo giorno, ma nel weekend in generale. E poi a risolvere i problemi più spinosi ci pensa sempre quel pizzico di fortuna che non guasta, grazie a questo Giove magnifico nel vostro segno. Andiamo allo Scorpione, certo le cose stanno migliorando nettamente nei rapporti di coppia grazie a questa Venere davvero splendida in casa vostra. C'è una luna altrettanto positiva nel segno del Cancro. Questa è una giornata in cui il rapporto di coppia riprende slancio, riprende vigore, sembrano essere superate le incomprensioni che hanno caratterizzato invece la vostra vita nelle ultime settimane e direi negli ultimi mesi. È chiaro che questo Sole nel segno della Bilancia, rendendovi un po' più passivi, dobbiamo dire, tende a smussare i vostri angoli, quelli diciamo più acuminati, e quindi il rapporto di coppia ne risente in maniera positiva, perché voi mostrate una maggiore sensibilità anche rispetto alle problematiche del partner. Raggiungeteci a Napoli in queste ore fino a domani alla Mostra d'Oltremare in occasione del Festival dell'Oriente, laddove c'è anche lo stand di cartomanti europei con il Museo dei Tarocchi, la lettura della mano digitalizzata, molte altre attrattive, tra cui anche le postazioni dei cartomanti europei che staranno lì in persona a leggervi le carte e a fare dei consulti a tu per tu. Ecco,
poi domani pomeriggio ci saremo anche io e Azus per una versione, diciamo così, extra studio delle stelle di Azus, quindi la possibilità di incontrarci, di chiedere ad Azus il vostro oroscopo personalizzato, di essere intervistati, insomma, ci divertiremo. Mostra d'Oltremare, Viale Kennedy a Napoli, già in queste ore, in realtà siamo lì da ieri, e fino a domani, domenica pomeriggio. Andiamo avanti, gli ultimi quattro segni. Sì, ripartendo dal segno del Sagittario, il vostro posto in questo momento è accanto al partner, perché c'è bisogno di una maggiore intimità, come ci suggerisce questa Venere nel segno dello Scorpione. Quindi magari sarebbe il caso di evitare, no? Di prendere troppi impegni, perché in effetti la vostra vita sociale in questo periodo è particolarmente vivace, direi addirittura effervescente, però il rapporto di coppia ha bisogno di maggiori attenzioni, di un maggiore impegno per quanto vi riguarda. Quindi un weekend da dedicare quasi completamente alla persona che amate. Andiamo al segno del Capricorno. Certo, questa Venere nel segno dello Scorpione porta delle belle novità, ma soprattutto maggiore entusiasmo in tutti quei rapporti che erano stati messi a dura prova anche da questo Marte così incerto, così indeciso nel segno dello Scorpione. La Luna ancora però nel segno del Cancro vi fa essere poco stabili, e quindi può scapparci anche qualche parolina di troppo, qualche bisticcio di troppo all'interno della coppia, ma tutto sommato però se riuscirete a controllarvi, a tenere a bada questa vostra tendenza anche a degli sbalzi d'umore clamorosi, la vita affettiva può regalarvi dei momenti molto intensi. Andiamo all'Acquario, amici dell'Acquario, una luna che parla di routine, di quotidianità, voi che avete bisogno invece di tante novità, quindi potreste soffrire in questa giornata, perché sembra che le cose vadano a rilento, che qualcosa si è fermato, che gli ostacoli da superare siano insormontabili. Vi renderete conto già a partire dai prossimi giorni che tutto ciò non è vero. È chiaro che Venere nel segno dello Scorpione ha portato ad una diminuzione proprio del vostro slancio, del vostro entusiasmo. Lo recupererete però già a partire dai prossimi giorni, quando ci saranno dei cambiamenti planetari che vi riguarderanno da vicino. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Per voi amici dei Pesci c'è una luna fantastica, una Venere meravigliosa, l'amore sarà il grande protagonista di questo weekend, di questo fine settimana, che ha molto da regalare soprattutto a chi è alla ricerca di una novità. Ecco, non è escluso che degli amori possano sbocciare proprio grazie a questa Venere fantastica, che vi suggerisce anche di frequentare posti e persone completamente nuove. È tutto per questo appuntamento, vi aspetta lui oggi pomeriggio a partire dalle 15 per quanto riguarda le telefonate private per il vostro oroscopo personalizzato. Tutti gli altri vi aspettano a Napoli alla mostra d'Oltremare. Andate sul sito internet www.cartomantieuropei.com. È tutto, buona giornata, buon weekend a tutti voi.